Mattia Zampa al nostro fianco, protagonista di questa, di questo ritorno al successo, il ritorno in campo per la Gema Montecatini. A proposito di ritorno in campo, Mattia, ti abbiamo visto finalmente, direi, di nuovo qui al Palaterme a indossare i colori vestiti della Gema Montecatini. Che rientro è stato e come ti senti innanzitutto? Assolutamente meglio, anche perché erano 4 mesi che non giocavo, quindi se non stavo bene, dai, non era il massimo. E finalmente siamo tornati a giocare dopo un mese di stop tra pausa natalizia e Covid. E sono contento per i ragazzi di essere tornato insieme con loro. Sicuramente non era facile, anche avendo fatto solo le prime 2 settimane di preparazione con loro a settembre e non essermi allenato con loro appunto per 3 mesi. Ci sta, sono contento finalmente, dai. Ok, in tanti dicono che potresti essere l'acquisto in più che la Gema eventualmente potrebbe cercare, non trovandoti nel mercato ma trovandoti in casa. Sicuramente potrebbe essere così, insomma, si prospetta un girone di ritorno di fuoco, non certo perché appunto le partite possono essere soggette al rinvio, ma come vedi questo giro di boa per voi, che siete sicuramente una squadra assolutamente in forma? Ma il girone di andata alla fine è andato bene, penso, anche come ci si aspettava alla fine, dai. Ora nessuna partita sarà scontata, ma come non lo è stato neanche nelle prime 14, se non sbaglio, 13, vabbè. E nulla, adesso proseguiamo, tanto alla fine sarà una cosa che andrà di partita in partita. Adesso mi sembra abbiamo 2 recuperi, 2 partite da recuperare, quindi vediamo dove ce le metteranno in mezzo, avremo 2 infrasettimanali in più e via. Insomma, il calendario è bello pieno, ma non saranno certo spaventati i termali e con loro anche, chiamiamolo così, il nuovo innesto Mattia Zampa. Grazie Mattia e complimenti per questa partita. Grazie a voi.